Niente. Pericolo scampato fino a che punto per Armstrong invece in undicesima posizione? Diciamo che è la classica posizione che in genere ti fa la pernacchia alla fine delle batterie. Undicesimo sei fuori. Poi con quel tempo. Non lo so, vediamo. Vediamo. In teoria hai ragione tu. Thomas Ceccon, corsia numero 4, ultima batteria del centro dorso. Molto interessante vedere come decide di nuotare la gara in cui è padrone del pianeta Thomas Ceccon, che sa che oggi avrà anche nella serata giapponese la finale per il titolo nei 50 delfino. Quanto spinge, se spinge, con quale intensità, con quale energia, quanto basta, quanto è sufficiente, quanto è necessario per non rischiare nulla anche dal punto di vista della conservazione delle energie. Quarta posizione, il passaggio di Thomas 25 e 91, davanti a tutti il polacco Masiuk 25 e 48. Vasca di ritorno con Thomas Ceccon, che nuota sempre abbastanza morbido dal punto di vista della frequenza rispetto ad avversari che hanno bisogno di metterci qualcosa in più per tirar fuori una prestazione che per Thomas invece può essere un pochino più semplice. Kosh e Masiuk, Ceccon che risale al tocco. Thomas Ceccon 53 e 84. E anche Thomas con il brivido, ci ha fatto stare con il fiato sospeso. 53 e 12 per Hubert Koss. Io aspetto che venga ufficializzato il risultato, perché è una quinta posizione che tiene Thomas Ceccon dentro, 14esimo, e dentro anche Armstrong per un centesimo meglio dell'australiano Cooper. Ebbene sì, per un certo momento ho temuto che fosse Ceccon a tenere dentro Armstrong autoeliminandosi, e invece si è salvato da solo di un solo centesimo. Allora, cioè, va ben tutto, però comunque un campionato del mondo, ragazzi, mettiamoci un po' in bolla. Sei dentro, si azzera tutto, nessun problema, oggi si ricomincia, è un altro mondo, però è un po' troppo, è un po' troppo. Troppo rischio. Troppo relax, troppo tutto. Se vogliamo è anche geniale, perché ad esempio è uscito Apostolos Christos, che si era appoggiato probabilmente a Ceccon, quindi ha eliminato un altro, però gli ha fatto il geniale, trabocchetto. Esatto. Apostolos Christos, fammi andare dietro a Ceccon, che penso, suppongo vada forte, invece Ceccon non va così forte e tu rimani fuori. E beh, incredibile. Con Riccardo Pescante che ci segnala la zona mista, andiamo da Elisabetta Caporale. Grazie Tommaso, buongiorno Thomas, ci hai fatto vivere qualche brivido, di troppo? Non pensavo sinceramente, non è che mi sentivo bene, ovviamente ho visto già la prima delle tre teste di serie che è andata molto piano e non capisco come mai, però sì, 14esimo di un decimo dentro. Forse ho giocato un po' troppo, ho scherzato un po' con il fuoco, però sono salvato. Questa mattina bastava farla, pomeriggio è il problema, è il pomeriggio. Eri consapevole che stavi rischiando un po' o ti è venuto così? No, sinceramente no, perché più o meno gli altri erano lì con me. E secondo me tutti quanti hanno visto le serie precedenti e hanno detto questi vanno piano, andiamo piano anche noi. C'è stato l'ungherese, che tra l'altro lo conosco anche, che ha fatto 53-1, così che non lo vedevo, però sì, ho rischiato un pochino, però sono dentro, sono salvo. Questi primi giorni per te sono tour de force, soprattutto questi primi giorni di mondiale. Sì, i primi due giorni, ieri e oggi, faccio 6 gare, quindi 6 gare in 2 giorni, già ieri sera che sono tornato in hotel a mezzanotte, ora che ho fatto tutto, ho mangiato, alla luna, quindi da una cosa e l'altra stamattina ero bello stanco, però purtroppo è così. Penso che anche a Parigi facciano questa così tardi, sia la mattina che il pomeriggio, quindi insomma non siamo abituati, ma dobbiamo abituarci. Per oggi pomeriggio hai una finale e una semifinale importanti, entrambi sono importanti. Sì, molto importanti tutti e due. Secondo me qualcuno già al dorso si scoprirà qualche carta, sicuramente. Quella, diciamo che se la tiro bene, tranquillo, nuotato solido, non dovrebbe essere un problema.
Poi quando è fino, ahimè, io ce la metterò tutta come l'anno scorso, sperando ovviamente di fare la gara che magari ho fatto ieri, arrivando giusto. Un'ultima curiosità, ieri un po' di amarezza per quell'argento che è meraviglioso, ma che poteva essere d'oro perché siete stati perfetti. Sì, si parlava con Lorenzo ieri, preferisci un titolo mondiale o un argento alle Olimpiadi? E così, una domanda, per me il titolo è importante, cioè secondo terzo ok, però avere il titolo in qualsiasi gara che fai, secondo me è molto molto più importante, però insomma avremo modo di rifarci sicuramente. Quindi quell'argento un po' vi ha bruciato? Sì, pochino sì, ovviamente l'argento è, io lo chiamo il primo dei perdenti, però capita anche questo. Però a noi è piaciuto vedere l'Italia sul podio, grazie. Grazie, grazie. Mi è piaciuto tantissimo vedere l'Italia sul podio, medaglia d'argento, con un pizzico di sfortuna perché abbiamo anche sottolineato come l'Australia abbia beneficiato della scia degli Stati Uniti, altrimenti 9,9 su 10 non sarebbe riuscita a rientrare sull'Italia. Le considerazioni di Thomas Chacón, vedi che si è reso conto anche lui? Proprio virgolettato, ho scherzato col fuoco. Insomma non... Noi vediamo da fuori in maniera fredda, loro ci mettono qualcosina, giusto qualcosina in più, però atleti di questo livello hanno una sensazione abbastanza precisa di quello che stanno facendo. E, io la vedo però sotto un punto di vista un po' diverso, che Chacón l'abbiamo visto, no? Lui lavora un po' a risparmio nei turni e talvolta si mette a rischio, però quando dovresti avere anche un piano alternativo. Del tipo Armstrong nuota 53,9, è undicesimo prima della tua serie, fai una gara che aiuti gli altri a buttare fuori Armstrong, esatto, a tirare un po' su il livello, esatto, medio. Quindi tu sei il più forte, ti metti davanti, poi alla fine gestisci. Lui invece gestisce da dietro, gestisce e, prima e gestire da dietro troppo insomma, presto, devi essere molto machiavellico, però geniale nel forse portare all'autoesclusione Apostolos Christou, però ecco, su quello esatto, in un modo o in un altro quando sei Thomas Chacón riesci a eliminare gli avversari.